Siamo a Pescara in occasione della quarta edizione del congresso AIMAR, che è un'associazione interdisciplinare sulle malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo avuto modo di intervistare il presidente dell'AIMAR, il dottor De Benedetto. Allora, dottore, innanzitutto questa associazione interdisciplinare perché? Perché è l'interdisciplinarietà davanti a una patologia complessa, a una serie di patologie complesse come quella respiratoria, noi riteniamo sia l'unica arma efficace per dare la migliore terapia possibile al paziente. Unendo le competenze dei diversi specialisti e coordinandole con la competenza specifica dello pneumologo, noi possiamo garantire al paziente migliori risultati. Quali sono i progetti principali di AIMAR? Almeno uno o due ce li accenni. I progetti sono tanti, posso dire due progetti sono importantissimi in questo momento, si stanno per concludere, si sono conclusi proprio in occasione di questo congresso, uno con i farmacisti per la formazione dei farmacisti e per quanto riguarda i servizi che le farmacie possono erogare ai pazienti con patologie respiratorie croniche, sarà un progetto nazionale fatto tra AIMAR e Federpharma. Un secondo progetto, anch'esso estremamente importante, è con la medicina generale, con la FIMG. AIMAR curerà la formazione dei medici di medicina generale per quanto riguarda l'area respiratoria. A tal proposito, proprio domani, firmeremo insieme con il segretario nazionale FIMG, il collega Milillo, un documento di intenti che riassume tutto quello che in questi due giorni stiamo sviluppando e con i lavori in corso tuttora, ai quali infatti tra breve dovrò partecipare. E infine un ultimo commento sul congresso, su questa edizione che è stata molto complessa, con tanti corsi e tante presentazioni. Proprio un commento finale. Io sono contento perché mi giungono feedback, non amo valutarmi da solo, però i feedback che mi giungono dagli amici sono favorevoli, positivi, il livello scientifico è elevato, la partecipazione attiva, sentita, c'è discussione, quindi tutto fa pensare che questa esperienza sia stata un successo per la nostra associazione scientifica che si ripropone nel panorama scientifico nazionale come un'associazione di riferimento per la medicina respiratoria, soprattutto la più innovativa, la più proiettata nel futuro.